Allora, sono qua in SOLIDWORKS e mi sono creato, secondo la DIN 6935, una tabella in Excel per il calcolo in pratica dei K e lo fa in automatico. Dunque, il file di Excel l'ho messo nella cartella standard dove ci sono tutte le tabelle. Ok, per le lamiere e adesso andiamo a provare. Dunque andiamo sul piano frontale, vado a disegnare e magari vado a disegnare una cosa così. Ok, magari senza quotare e vado a usare il comando lamiera e vado qua. Ok, faccio magari piano intermedio. Ok, e vado a ingrandire. Qui io ho messo nell'ultimo, calcolo piega, bend calculation, nell'ultimo, ok? E poi mi sono scelto, naturalmente, avendo messo il file di Excel, nella cartella dove ci sono tutte queste qua, l'ho nominata DIN 6935 e adesso come si dice, lo spessore di 1 mm e l'angolo è il raccordo di 1 mm, quindi non so, mettiamo 100, ok, e vado a calcolare, ok, andiamo a mettere anche il materiale, lui ha calcolato, andiamo magari a mettere questo, ok, andiamo a sviluppare, ok. Andiamo a chiudere. Adesso se, non so, metto questo qui, vado a fare questo qui, questo e questo, non so, vado a mettere 90, ok, a questo punto chiudo e lui mi calcolerà come si dice, lo sviluppo. Vabbè, niente, dunque, ricapitolando, vado qui e vado a usare bend calculation, l'ultimo, dopo bend table, fattore K, bend allowance, bend deduction, bend calculation, e qui browse, vado sulla cartella, ok, e io l'ho messo nel SOLIDWORKS Corporation, SOLIDWORKS Lang Italian Sheet Metal Bend Tables. Dove ho installato io in pratica. Spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.